Allora, ciao a tutti, io sono Andrea, di lavoro faccio lo sviluppatore software e la presentazione di oggi è sulla ricostruzione forense di NTFS quando i metadati sono parzialmente danneggiati, che è il lavoro che ho fatto come tesi magistrale, che quindi vado a spiegare oggi. Quando ho iniziato a fare questo lavoro, mi è venuta l'idea di occuparmi di questo, ho pensato effettivamente quanto è importante sapere qualcosa non solo sul contenuto dei file, ma anche sui metadati, cioè i nomi dei file, oppure le date in cui sono stati modificati, oppure il loro contenuto. E mi sono chiesto, effettivamente, ci sono degli esempi in cui ciò è stato importante? Effettivamente ci sono, e volevo presentarvi alcuni casi. Per esempio, nel 2014 Alberto Stasi, che probabilmente conoscerete per un altro caso molto famoso, è stato assolto dall'accusa di possesso di materiale pedopornografico che era stato ritrovato sul computer. E in primo tempo l'imputato aveva subito una condanna a 30 giorni di reclusione, che poi sono stati convertiti in una multa. Però nella decisione della Cassazione è stato sottolineato in diversi punti come fosse importante sapere la determinata cartella in cui si trovavano certi file per capire il significato che avevano quei file lì e il fatto che fossero dei file ritrovati in dei cluster non allocati, cioè che erano dei file che erano stati cancellati, non erano direttamente accessibili, e anche il fatto che dai nomi di questi frammenti non si capisse il contenuto del pedopornografico di questi appunto frammenti di file multimediali. Tutti questi elementi sono stati fondamentali e hanno permesso di dimostrare che per questo reato Alberto Stasi era innocente e quindi è stato assolto da un rischio appunto di 30 giorni di carcere o una multa. Ma non è finita qui, perché qualche anno prima negli Stati Uniti, nel 2008 in Massachusetts, c'è Michael Fiola, che era un dipendente per un'azienda pubblica del Massachusetts, ha perso il lavoro perché sul portatile aziendale sono state ritrovate delle tracce di materiale pedopornografico. In un primo momento nessuno aveva creduto al fatto che questa persona non avesse idea che ci fossero questi documenti, però in seguito è stato possibile verificare che c'era un malware installato sul portatile che si occupava di visitare fino a 40 siti al minuto con contenuto pedopornografico. Quindi in questo caso le tempistiche di salvataggio dei file hanno consentito di dimostrare che non poteva essere un essere umano che salvava nella cache del browser o comunque nelle cartelle dei file in modo così rapido, ma doveva essere necessariamente un programma. Questa persona è stata poi dichiarata non colpevole dopo aver perso il lavoro, aver perso la pensione, aver speso 250 mila dollari per la causa legale, aver fatto un secondo mutuo, aver venduto l'auto e aver rischiato 30 mesi di reclusione. Quindi capite che e poi lui e la moglie hanno subito dei problemi di salute derivati dallo stress per il processo. Capite bene che in questo caso anche i metadati come il tempo di accesso e di modifica sono stati determinanti. Ma può anche andare peggio di così, perché lui ha rischiato 30 mesi. Un insegnante nel 2008, sempre nel Connecticut, si chiama Giulia Mero, stava insegnando come supplente in una classe in cui aveva fatto fare login all'insegnante ufficiale, diciamo, sul portatile, sul computer della scuola perché doveva mostrare dei contenuti agli studenti. E mentre stava navigando su dei siti adatti a dei ragazzi, sono venuti fuori dei pop-up pubblicitari con contenuto pornografico. Quindi neanche pedopornografico, ma semplicemente file pornografici. Giustamente, visto che non erano file pedopornografici, erano dei semplici pop-up, ma sono stati visti da dei ragazzi, non rischiava 30 mesi di carcere, rischiava 40 anni di reclusione, perché gli americani sono così. E quindi questa persona ha rischiato 40 anni di reclusione perché un malware era installato sul computer e è stato possibile determinare
questa cosa, solo grazie anche in questo caso alla visualizzazione delle tempistiche dei file e dove erano stati appunto salvati nella cache del browser. È stato verificato intanto che erano dei file aperti con il browser e poi è stato verificato che le tempistiche non erano possibili, quindi non poteva essere una persona che aveva navigato manualmente tra dei siti, ma che i pop-up erano venuti fuori tutti insieme, esattamente come aveva detto l'imputata, e quindi dopo qualche anno di processi è stata, diciamo, assolta e non ha fatto questi anni di carcere, però le hanno revocato la licenza di insegnante perché giustamente nel dubbio intanto consideriamo i colpevoli. Però capite che è importantissimo in questo caso non è tanto il contenuto dei file da solo, ma sono i metadati, cioè il contenuto dei file è importante, ma per capire che significato hanno bisogna capire anche il contesto. Cioè, perché un file si trova in una certa cartella con una certa data di modifica, o perché ha un certo nome, eccetera. Quindi, queste sono tutte quelle informazioni che non vorremmo perdere quando magari si fa l'estrazione di dati da un hard disk, però può succedere anche che si occupi di un hard disk danneggiato e quindi alcune informazioni non sono reperibili e risulta importante ricostruire tutto quello che è a disposizione e tirarlo fuori. Però c'è un problema, come ha scritto Brian Carrier nel proprio libro di analisi forense di file system, che c'è pochissimo di pubblicato sulle procedure di recupero quando i metadati sono assenti o danneggiati. Quindi io ho deciso di studiare questo tipo di recupero, di ricostruzione e ho deciso di farlo su NTFS in particolare. Tanto NTFS è interessante per due motivi. Il primo è che è molto diffuso, perché praticamente ce n'è uno in ogni casa, naturalmente. Potete trovarlo su hard disk esterni o su tutti i computer che usano Windows. Windows è nella foto. E poi NTFS ha una struttura variabile, cioè se voi prendete due file system NTFS non dovete aspettarvi di trovare sempre nello stesso punto la tabella che contiene la lista dei file oppure il file che rappresenta i settori danneggiati, eccetera. Però i pezzi sono quelli, ma li trovate sempre in punti diversi, quindi è importante riuscire a capire come accedere anche se alcuni riferimenti e informazioni non sono più disponibili. Per fare questo, noi essenzialmente andiamo a cercare sul nostro disco, chiavetta, quello che sia, delle tracce. E sono tre tipi di elementi principali. Questi sono caratteristici per NTFS. Il primo tipo è il boot sector. Se trovate questo è molto comodo perché essenzialmente vi rappresenta dove inizia la partizione e in più dentro contiene anche la dimensione della partizione, che è utile fino a un certo punto, ma soprattutto vi indica un parametro che poi vi andrò a spiegare in dettaglio che dice quanto grandi sono i cluster e questo ci serve successivamente. Ma potrebbe anche non esserci più il boot sector e nemmeno la copia di backup e lo vediamo dopo. Poi ci sono i file record. I file record sono una serie di righe, diciamo, di una tabella che si chiama MFT, Master File Table, e queste righe sono una o più righe per ogni file e per ogni cartella. E quindi c'è scritto, ad esempio, il nome del file e le date di accesso, di modifica. Se è una directory, ci sono anche dei collegamenti a degli altri record che si chiamano index record. Gli index record contengono invece la lista di tutti i figli, chiamiamo così, di una directory, quindi tutti i file che sono contenuti all'interno. E questo ci è utile per fare quello che è l'obiettivo finale che mi sono preposto all'inizio, che era quello di ricostruire una struttura ad albero, cioè partire da un disco, estrarre le tracce che ci sono, analizzarle in un modo che vi spiego tra poco, e alla fine ricostruire la struttura ad albero più accurata possibile, dove
dei file che sono all'interno, più in aggiunta, qui vedete con un segno rosso, magari dei file che erano stati cancellati, oppure che in qualche modo riusciamo a capire che c'erano in passato, se ci sono ancora delle tracce che ci consentono poi di individuarli. Quindi la prima cosa da fare è scansionare il disco e trovare tutti i file record, ma c'è un problema perché quando noi troviamo i file record, noi abbiamo scansionato un disco intero. Non sappiamo né se c'era una sola partizione sul disco di tipo NTFS, neanche se magari alcune tracce sono di una partizione precedente che è stata sovrascritta con un'altra partizione più o meno nello stesso punto, quindi alcuni record si sono sovrascritti e altri no. Allora, c'è un metodo molto pratico per innanzitutto filtrare questi file e andarli a suddividere in partizioni. Nel diagramma che ho messo sulla slide potete vedere ad esempio il primo file ha un numero che è il 29, il successivo è il 30. Allora, io vado a vedere, sapendo ogni elemento quanto grande è, dove sarebbe la posizione del numero 0? Sarebbe in un certo punto. Ripeto questo processo anche per il secondo file e mi rendo conto che effettivamente questi due file devono appartenere alla stessa partizione, perché hanno lo stesso offset rispetto all'elemento 0. Anche il terzo è così, però il quarto, vedete che rompe la sequenza, quindi il quarto appartiene a un'altra partizione. Mi devo ricordare che questo lo devo mettere da un'altra parte. Poi succede così di nuovo. E di nuovo ritrovo un file che apparteneva invece alla partizione precedente. E questo posso farlo grazie all'offset di partenza della. In questo caso sarebbe praticamente dove inizia la MFT, non la partizione ma la tabella dei file. Se invece io avessi guardato semplicemente dove i numeri saltano, avrei trovato tre gruppi e non due. Quindi avrei sbagliato, e in questo caso ne avete trovate anche quattro perché ci sono tre salti, quindi sono quattro discontinuità, però in realtà i gruppi di file sono due. Ora io ho fatto la scrematura e ho suddiviso i file record in due partizioni, che non so ancora che struttura hanno, però posso lavorare separatamente su questi tipi di record. L'obiettivo finale era però costruire un albero. Ecco, questo è il colore delle due partizioni. L'obiettivo finale era costruire un albero. Come lavora normalmente un file system? È un sistema operativo che c'è dal file system. Il sistema operativo legge l'albero partendo dalla radice. Quindi parte dal nodo principale, che magari su Windows si può chiamare C o altre lettere, e poi scende usando i puntatori ai vari figli e legge le cartelle successive, quindi il percorso si esplora dall'alto verso il basso. Ma cosa succede in questo caso se un nodo per qualche motivo o è stato cancellato oppure si è persa la traccia perché il disco è rovinato? Succede che tutto il sottoalbero, quindi tutti gli elementi che stanno sotto, spariscono e può anche essere che io non mi renda conto in alcune circostanze che lì c'era o c'è stata in passato una cartella che si trovava lì dentro. Allora, ripartiamo un attimo dai nostri elementi che noi abbiamo trovato sparsi sulla nostra memoria. Invece di ragionare come un sistema operativo normale, proviamo a ragionare al contrario. Cosa succede se noi ragioniamo dal basso verso l'alto? Cioè noi prendiamo per ogni nodo il proprio genitore. A questo punto noi abbiamo già ricostruito una buona parte dell'albero e per questi due file che si sono persi, questi due file non hanno, cioè avevano un genitore, ma questo genitore non l'abbiamo trovato da nessuna parte, non c'era nessuna traccia, nessun record relativo a quel genitore. Ma noi sappiamo come si, diciamo, l'ID o il numerico del genitore di questi due, elementi. Quindi possiamo sapere, ok, c'era una cartella che conteneva quei due file lì. Non so come si chiama, non so che data aveva, ma io so che quella era una cartella che conteneva quei due elementi, quindi non li vado a mischiare con gli altri. A questo punto cosa faccio? Semplicemente mi manca un pezzo perché non so quella cartella che genitore ha. In questo caso gli associo una cartella chiamata file persi.
In questo modo io ho ricostruito tutta la struttura delle directory. E questo è un esempio su una piccolissima partizione NTFS vera con pochissimi file dentro. Questo è l'output del programma, nel senso che il codice latte che lo butta fuori il programma. E come potete vedere, i primi sono file di sistema che hanno il dollaro davanti, sono file di NTFS che trovate su tutte le partizioni sane. Poi ci sono dei file rossi, uno, che è stato, cioè un file che io ho trovato ma che era segnato come cancellato, semplicemente. Poi ci sono dei file blu che io ho chiamato file ghost, che sono dei file di cui non ho trovato record direttamente, ma indirettamente ho capito che esistevano grazie ad esempio ai loro figli oppure agli index record che contenevano ancora una traccia non supportata dal file record. E questo è stato il primo risultato del mio lavoro di ricostruzione. È bellissimo, molto soddisfacente, ma effettivamente fino a qui ci siamo dimenticati di un dettaglio fondamentale, che io ho solo trovato la struttura ad albero del file system, non ho trovato nulla per quanto riguarda il contenuto dei file. E se devo recuperare il contenuto dei file, c'è un altro problema, che i dischi usano una geometria in settori, NTFS usa una geometria in cluster. Il cluster è un gruppo di settori che potrebbero essere due, potrebbero essere quattro. Non lo sappiamo perché ogni file system NTFS usa una potenza di due diversa, fino a 128 mi sembra. Alcune sono più frequenti, altre meno, ma comunque non le sappiamo. E finora quindi non abbiamo trovato né dove inizia la partizione, che è cluster base, né il parametro sectors per cluster. Senza questi due parametri non esiste che noi recuperiamo il contenuto della partizione, perché tutti i riferimenti al contenuto dei file sono in cluster rispetto a dove inizia il file system. Finora noi non sappiamo né quanto grande è il cluster né quanto è né dove è l'inizio del file system, a meno che non abbiamo trovato il boot sector che ci specifica questi due parametri, ma quello è il caso semplice, diciamo. E allora, in quel momento uno si dice: ma perché non ho fatto la tesi di computer vision, in cui trovo le foto, trovo i punti, e quando ho i punti, poi cosa succede? Attacco le foto e faccio un bel panorama, no? Sarebbe stato molto più semplice. Ma in realtà, quello che ho fatto qui è stato trovare dove dovevo posizionare la foto e quanto dovevo distorcerla per farla combaciare con l'altra foto. Che guardate un po', è una cosa che si può fare anche qua. Perché cosa succede? Se noi troviamo che la partizione mi elenca una serie di entry directory, le quali puntano con delle indicazioni espresse in cluster ai loro indici, cioè la directory A dice: io ho l'index, il mio index si trova nel cluster 0. Ok, 0 è impossibile, ma è solo un esempio, comunque in un certo cluster. La directory B dice: ma il mio index è il cluster 1. La directory C dice: ok, io ho il numero 3. Cosa succede? Che io mi faccio un'idea vaga di come è fatta la partizione, perché mi rendo conto che aveva almeno 4 cluster, ok, vabbè. Nel primo c'era un index record di una cartella A, che ha un certo numero, nel secondo cluster c'è un index record della directory B e nel quarto c'è quello della directory C. Ovviamente, sempre che alcuni di questi non siano stati eliminati oppure danneggiati per altri motivi. A questo punto io ho un'idea di come è fatto la partizione in cluster, che è già qualcosa rispetto a prima. In più, ricordiamoci sempre che abbiamo scansionato i settori del disco, quindi sappiamo che in certi settori ci sono degli index record. Di questi index record noi troviamo la directory corrispondente leggendo la lista dei file, perché se quella lista ha 10 file e tutti questi 10 file dicono il mio genitore è al numero 4, ok, allora quella è l'index record della directory numero 4, per forza, perché sennò sarebbero tutti messi a caso. Ma non so ancora quanto grande è un cluster, quindi posso solo provare. E proviamo con un settore per cluster. Cosa succede se metto un settore per cluster? Succede che è sbagliato, perché non è questo il parametro giusto. Vedete?
non c'è nessuna corrispondenza. Quindi sector per cluster uguale 1 non è valido per questa partizione. Ma allora cosa succede se provo con sector per cluster uguale 2? In questo caso succede che era giusto. Grazie all'index record e ai puntatori all'index record che sono nei file record, io ho trovato sia il valore di cluster base, cioè dove inizia la partizione, sia la grandezza dei settori. Tutto questo senza il boot record, perché non c'era. Quindi, senza aver nessun riferimento di dove inizia la partizione o il backup del boot sector, che era dove finisce, io ho ritrovato tutto quello che mi serve. Questo funziona con un matching approssimato, quindi voi potete farlo anche se ci sono de delle discrepanze, perché in fin dei conti su centinaia o migliaia di record basta fare una votazione e se vedo che combacia per l'85 o il 90%, comunque ho trovato la posizione corretta. Non è importante che sia al 100%, si possono usare delle tecniche di string matching approssimato. Infatti questo matching viene fatto nel mio software usando il string matching. Quindi ho due stringhe, ottimizzate in un certo modo perché hanno un sacco di buchi in mezzo, però diciamo, chiamiamole stringhe, sono liste in realtà, e quindi viene fatto il matching così. A questo punto io prima avevo trovato la struttura ad albero del file system, ora ho anche trovato dove inizia il file system. E quanto grandi sono i cluster? Cosa significa? Significa che in teoria io so tutto, cioè so tutti i riferimenti ai contenuti dei file e potrei recuperare anche i file. Allora mi sono messo a provare, ho provato un disco molto piccolo, ho fatto un caso apposta, in cui ho creato una partizione NTFS in mezzo, diciamo, con un parametro non convenzionale che era 16 settori per cluster, che è abbastanza raro, e ci ho messo dentro molti file, dopodiché, e anche 4-5 directory, dopodiché ho eliminato il boot sector iniziale, il boot sector finale, quindi non c'era più nessuna traccia di dove iniziasse, la tabella delle partizioni, che comunque qui non abbiamo mai usato, e ho eliminato anche tutti i file record dei file di sistema, quindi MFT, MFT mirror, log file, eccetera, togliendo tutto. Cosa succede? Ho provato con test disk. Ho detto, metti caso che test disk mi dica qualcosa su questo disco. Test disk naturalmente mi dice, non ho trovato nessuna partizione. E quindi basta. Cioè, non c'è altro da fare. Ma proviamo con Autopsy, magari Autopsy fa qualche lavoro in più. Autopsy non mi lascerà nemmeno importare il file nel caso, quindi non potrò più tentare nessun lavoro, neanche di carving, eccetera, perché Autopsy si blocca e mi dice no, questo disco non è riconosciuto. Ok, non me l'aspettavo così, mi aspettavo un altro errore, però vabbè. E quindi niente. Allora poi ho detto proviamo con Recuperabit, il mio software. L'ho fatto partire, ho fatto fare l'analisi e l'output, e alla fine ha trovato 517 file, circa 240 megabyte di contenuto, tra cui tutte le fotografie che sono, beh, non si vedono tanto, comunque sono visualizzabili e si possono aprire e sono esattamente identiche a quello che era il contenuto originale. Poi si possono esportare anche dei file CSV, ad esempio con tutti i file, le date di modifica, la dimensione dei file, la directory contenitrice, eccetera. E quindi uno può anche analizzare le date di modifica di accesso e di creazione. Si può esportare un file che si chiama body file, che viene usato da uno strumento che si chiama MacTime per fare una timeline delle date di modifica e quindi uno vede in che ordine sono stati modificati i file. E questo è stato fatto su un hard disk che non aveva più l'inizio della partizione, la fine e neanche i file di sistema di NTFS. Tutti i parametri sono stati ricavati dalle tracce ritrovate ed è stata ricostruita la struttura delle directory che potete vedere in questa anteprima un po' in piccolo ed è esattamente come mi aspettavo di trovarla perché l'ho creato io il caso, quindi sapevo quel file di test, sapevo che struttura doveva avere ed è stata ritrovata qua. Bene, questo era più o meno tutto il procedimento di ricostruzione. E volevo dirvi un paio di cose che avevo in mente di fare
in futuro come idee che si potrebbero sviluppare da qui per migliorare il recupero habitat, per esempio. Una potrebbe essere di aggiungere un'interfaccia grafica, perché magari a qualcuno può piacere anche avere la possibilità di selezionare i singoli file da recuperare invece di tutti quanti, oppure di escludere i file cancellati, oppure recuperare solo i file cancellati. Altre cose che sono molto più pratiche da fare su un'interfaccia grafica rispetto a una linea di comando dove uno magari scrive dei comandi. Poi sarebbe interessante aggiungere altri moduli. Una cosa che non ho menzionato è che Recupera Habitat è completamente modulare. La ricostruzione ad albero si può fare indipendentemente dal file system. Cioè quel procedimento che vi ho spiegato è molto semplice perché funziona indipendentemente dal file system. A voi basta sapere una lista di file che in qualche modo ho trovato sul disco. La scansione dipende dal tipo di file system, ma il concetto finale è che ho una lista di file. Questa lista di file, ogni file ha il proprio genitore. Faccio la ricostruzione ad albero indipendentemente dal file system. Quindi anche per file system magari in cui non potrei per qualche motivo estrarre il contenuto, posso estrarre però la struttura ad albero. E poi si possono aggiungere, ovviamente dipende anche dal tipo di file system, si può aggiungere dei moduli specifici in cui li passo i settori uno per volta e come il modulo di NTFS fa i propri calcoli per capire come deve tirare fuori i file, per altri file system il proprio modulo, una volta che viene implementato, potrebbe fare i calcoli ugualmente. Un'altra cosa è che molti di voi probabilmente conosceranno Kane, che è una distribuzione italiana, una delle due distribuzioni italiane che si occupa di forensics, e sviluppata da Nanni Bassetti. Nella prossima release di Kane potete trovare dentro anche RecuperHabit, quindi tra i tanti strumenti che ci sono dentro trovate anche questo se volete provarlo. Comunque potete scaricarlo liberamente perché è un software libero e quindi potete provarlo in pratica. Io sostanzialmente ho spiegato tutto, c'è solo un'ultima cosa da dire. Ieri stavo riguardando le slide e mi sono chiesto: ma effettivamente, oltre al computer portatile o il desktop, cos'è che usiamo spesso? E ci ho pensato un attimo e mi sono dato questa risposta qui, che è un tablet Android, oppure un dispositivo Android. Allora ho detto, ma sarebbe interessante provare a fare funzionare RecuperHabit su Android. E effettivamente funziona perfettamente, modificando due righe di un file e installando un semplice pacchetto Python per Android. È stato possibile rieseguire lo stesso identico codice su un file immagine salvato nella memory card, nella memoria interna del dispositivo, e fare tutto il processo di analisi, ricostruzione ed estrazione su Android, e poi uno si esplora i file con l'applicazione che preferisce. Quindi credo che sia il primo strumento che fa ricostruzione di NTFS a girare su Android. Penso, può essere che mi sbagli, però credo che sia così. Ecco, ho finito, grazie.